Buona domenica a tutti e ascoltiamo ora il Vangelo della 16ª domenica del tempo ordinario. Un Vangelo particolare, uno dei pochi episodi in cui l'Evangelista riporta direttamente i sentimenti provati da Gesù. Un affermare la sua umanità che non è mai una semplice osservazione dell'Evangelista, ma che vuole sottolineare come l'umanità di Gesù rispetto ai suoi discepoli e a ciò che stava vivendo è caratterizzata da sguardi, da situazioni, da momenti importanti in cui ci vuole ricordare qualcosa che non può trasmetterci a parole, ma che ci lega con la nostra vita a Lui, al Padre, al desiderio di amore che dobbiamo sentire come figli di un Padre che ci vuole con sé. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po'». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Scesero dalla barca e gli vide una gran folla. Ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Ecco che il Vangelo che abbiamo ascoltato, possiamo leggerlo in due piccole perifrasi. La prima, che è quella dello sguardo che Gesù rivolge ai suoi discepoli. Abbiamo ascoltato domenica scorsa che erano stati chiamati e inviati da Gesù a seguire le sue orme e a portare nelle città vicine l'annuncio del regno, con gesti e segni che erano quelli che avevano imparato dal Maestro. Ecco che in questa prima parte viene sottolineato un Gesù che vede tornare i suoi discepoli, carichi sì delle gioie che probabilmente hanno vissuto nel modo con cui la gente ha accolto la loro parola e questo annuncio, ma anche da tante tante fatiche legate al cammino che i discepoli hanno compiuto, ma anche a tante situazioni in cui non sono stati accolti o situazioni in cui non sono riusciti a portare quel bene che probabilmente speravano di riuscire a portare. E una seconda parte in cui, dopo la compassione per i discepoli, ecco che Gesù rivolge il suo sguardo alla folla, quella folla che lo segue, che sembra non lasciargli libertà, non lasciargli spazio. Loro che cercano un luogo lontano dove potersi ristorare, ecco che la folla si raduna intorno a Gesù e, volgendo lo sguardo su questa folla, viene attraversato da quella compassione, una compassione che ritroveremo in altri Vangeli come il grande disegno di Gesù pastore del suo gregge, quel pastore che si prende cura delle sue pecorelle, che lascia le 99 per cercare la pecorella che si è perduta. Gesù che diventa quella che manifesta quell'amore che Dio ha per ciascuno di noi, che guarda con sguardo amorevole i suoi figli e prova compassione perché li vede disorientati, spaventati, incapaci di riuscire a intelligere le situazioni e a fidarsi di Lui. Un Vangelo, quello di oggi, che è molto attuale, potremmo dire, una situazione che potremmo fare nostra un po' in tutte le situazioni della vita. Molto spesso oggi noi affrontiamo non solo quelle fatiche che la vita ci pone davanti, che tutti noi conosciamo e che potremmo dire sempre appartenuta alla storia dell'uomo, ma un particolare tempo di fatica
e di disorientamento che la Chiesa sta vivendo in un cambiamento d'epoca, come giustamente dice Papa Francesco, in cui sembrano vacillare tutte le nostre certezze, tutte quelle tradizioni che per anni e per secoli hanno nutrito e costruito una Chiesa che noi conosciamo, ecco che sembrano vacillare, sembra perdersi quel tessuto cristiano, quell'essere popolo, sentirsi popolo legato da una fede, e una sorta di smarrimento che attraversa un po' tutte le nostre istituzioni, ma anche le piccole comunità che nel passare degli anni vedono sempre più alzarsi l'età media dei fedeli, sempre più la fatica di riuscire a vivere comunitariamente quei segni di fede, quelle celebrazioni, quelle preghiere che animano da sempre le nostre comunità. Un disorientamento che ci appartiene e verso cui facciamo fatica a trovare delle soluzioni. Tanti sono i tentativi, tanti sono le riflessioni che si stanno compiendo, i modi nuovi per vivere e tornare a vivere come comunità. Un cammino il nostro che non è semplice e che bisogna di tempo, in un mondo in cui il tempo sembra essere la risorsa più preziosa, in cui sembra che non abbiamo più tempo e bisogna trovare delle soluzioni immediate. Ecco che Gesù, con questa sua compassione verso i discepoli, verso la folla, vuole sottolineare però come il nostro disorientamento, la nostra disperazione non deve mai prevalere. È un Gesù che non si tira indietro, è un Dio che è sempre presente, che sta sempre al nostro fianco. Come nel caso di Geremia, nella prima lettura abbiamo ascoltato questo profeta, un profeta che dovrà combattere contro, da una parte per l'amore che ha verso questo popolo e dall'altra le parole dure di richiamo, di denuncia che Dio invita a proclamare verso, con degli oracoli forti che mettono in discussione non solo ciò che il popolo sta compiendo, ma la sua stessa salute, perché verrà perseguito per quello che dice e per i richiami forti che fa al popolo che si sta perdendo. Ecco che Gesù, con questa compassione, vuole richiamarci a questa attenzione, a non perderci, a non lasciarci vincere da quello che è sopraffare da quello che può essere la delusione. È un Dio che non solo è sempre con noi, ma su di noi usa uno sguardo amorevole. Ci vuole con sé, si preoccupa per noi. Ci chiede di prenderci una pausa quando siamo stanchi, di trovare quello spazio nel deserto dove poter ristorare il nostro cuore. Ecco che forse noi in questo ci facciamo sopraffare, continuiamo a programmare, a realizzare, a organizzare, come se dove tutto dipendesse da noi. È un invito molto particolare questo, che cade proprio a metà del mese di luglio, in un periodo dove la società tipicamente organizza quei momenti di svago, con le ferie, con il distacco dalla vita, dalla quotidianità. Per chi se lo può permettere. Sappiamo che viviamo in un contesto dove il turismo proprio d'estate si fa più affannoso, rende la vita ancora più affannosa. Ecco che Gesù ci invita a prenderci però dei momenti per noi, a staccare dalla nostra quotidianità per ritornare a stare con Lui, ad ascoltare la Sua parola, a recuperare le forze, a recuperare quella lucidità di chi riesce a leggere nella quotidianità l'azione di grazia del Figlio che è interprete dell'amore del Padre. Ecco che allora tutti siamo invitati a sfruttare questi momenti per riuscire non solo per divertirci, per svagarci, per staccare da quelli che sono gli affanni del lavoro, ma anche per ritrovare quella serenità interiore che ci permetta non di ripartire con grandissimi progetti sempre più faticosi, ma di riacquistare quella serenità che ci permette di vivere da figli e sentirci amati dal Padre nonostante le nostre fragilità. Buona domenica a tutti.